È un momento riflessivo, cioè ogni 3 anni ci fermiamo e cerchiamo di capire cosa abbiamo fatto nel triennio precedente e come costruire un triennio migliore, più efficace. L'Università di Foggia è al lavoro per il piano strategico 2022-2025, il documento che ogni università stila con cadenza triennale con l'obiettivo di delineare la missione e gli indirizzi strategici di Ateneo. Anche quest'anno l'Università di Foggia, in linea con la costante attività di terza missione, ha scelto di redigere il piano strategico con i principali attori del territorio. In occasione del tavolo programmatico odierno, dedicato al tema cultura e legalità, presenti tutte le principali autorità e gli attori istituzionali della provincia. Abbiamo riflettuto su diversi temi, dall'internazionalizzazione alla didattica ai nuovi laboratori di ricerca. Oggi ragioniamo sulla cultura della legalità. Lo facciamo con tutti gli attori istituzionali, con molti attori del sociale, per programmare interventi appunto per i prossimi 3 anni fino al 2025 che diano una mano allo sviluppo sano di questo territorio. Procuratore, oggi una giornata dedicata alla legalità come tante ultimamente, cosa proporrete per fare qualcosa in più rispetto a quanto è stato già fatto? Sì, una giornata dedicata alla cultura e legalità, al ruolo della cultura come contrasto all'illegalità e alla criminalità. Che cosa proponiamo? Ancora una volta vogliamo testimoniare l'impegno e c'è un nuovo corso dell'impegno. La squadra Stato si è in qualche modo arricchita e allargata. Vogliamo lavorare insieme anche con le amministrazioni comunali per contrastare non solo l'illegalità ma anche il degrado urbano e aumentare la sicurezza dei cittadini, insomma migliorare la qualità della vita dei cittadini di questo territorio. Volendo fare qualche esempio? Le occupazioni abusive di suolo pubblico, che sono selvagge, i rifiuti, lo scarico dei rifiuti soprattutto nelle strade di periferia, ancora il degrado in genere urbano, la necessità di aumentare le videosorveglianze e l'illuminazione, insomma tutto ciò che può servire a migliorare i servizi ai cittadini, la qualità della vita e soprattutto la loro sicurezza e la sicurezza percepita, cioè la percezione di vivere in una città più sicura e più tranquilla.